Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Sleek Google, la serie che si occupa di scovare la tubercolosi nei meandri del magico mondo di internet. Quest'oggi però ragazzi abbiamo, come per lo scorso video, una cosa molto speciale, ossia Sleek Google Translate, dove andremo a tradurre alcune cose riguardanti il mondo Pokémon su Google Translate in più lingue, per poi vedere la malattia che ne verrà fuori. Prima di iniziare con questo video però vi invito a lasciare un bel mi piace per sostenere questo format, perché lo scorso video è andato davvero benissimo, meglio di quanto mi aspettassi, e quindi fatemi vedere che ci tenete ancora, visto che lo scorso video era una cosa come due anni fa. E lasciate un bel mi piace e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Detto ciò, direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e di andare a tradurre il nostro obbrobrio vivente. Avete presente quel discorso strappalacrime di N alla fine di Pokémon Nero e Bianco? Bene, preparatevi a non leggerlo più come lo avreste letto normalmente, perché oggi andremo a tradurre quello stralcio di dialogo in varie lingue dall'interessantissima etimologia, come ad esempio il AUSA, che probabilmente volevano scrivere AUSA in inglese e non ci sono riuscite. Dalla AUSA potremmo passare a un bellissimo Maori. Direi Maori, che sembra una delle prove dell'isola di Akala, va benissimo così. Perfetto, e quindi poi dobbiamo passare a qualcosa di più europeo, ragazzi. Dobbiamo passare a qualcosa di più europeo. Il bengalese, che è la tipica lingua europea. Che cazzo è gli alieni? Direi di andare su un bel greco tattico per i nostri cari classicisti della situa. E adesso, ragazzi, dopo essere passati per la stazione del Sindhi, che vabbè, possiamo tornare al nostro italiano. Ovviamente per leggere questa cosa ci sarà bisogno della musichetta adatta, e quindi regia. Voglio dirti una cosa. Pensi delle nostre prime considerazioni a Quetrente. Nota regione di ottava generazione, la regione del Quetrente. Perfetto. Come ha fatto 420 a diventare Quetrente? Ok, vabbè, probabilmente avrà tradotto 4 e 20 ed è venuto fuori un po' uno schifo, però vabbè. E a causa di Pokémon, tipo, cioè, quando sono pochi diventano Pokémon. Pokémon, ti ho anche condannato, come sai cosa dice Metropolitan? N mi ha condannato. Cosa è successo? Io ti reputavo un amico. Che vuoi? Ti amo e non posso crederci affatto. Appena detto che mi amo, è iniziata la nuova relazione tra me e N. Lo so. Perché leggo sotto? Non lo so. Per la prima volta voglio mostrarmi pollame. Chicken attack. Chicken attack. What you want back before it fall. Prendiamo un sostituto di fianco per farci forza. Non lo so. Per la prima volta voglio mostrarmi pollame. Non presumo che sia lì. Infatti i polli spesso scappano, come potete vedere su Instagram dalle mie foto. Sono ancora su. Quindi i miei pensieri sono i più delusi. Qua introspezione del personaggio mistica leopardiana, tipica di leopardi. Introspezione del personaggio dove i pensieri sono delusi. Sono delusi da una vita che non riesce a donarci i giusti stimoli per proseguire. Quindi l'unica soluzione è: non posso cambiare tutte le forme. La botte di sangue e molti altri sanno tutto. Attenzione,
Qua abbiamo un gore non voluto, una botte di sangue. Di solito le botte sono di vino e invece qua il poeta con cattiveria ci dona questa botte di sangue. Marinetti, levati. Oggi non ho il libro di italiano come nello scorso episodio, ma i futuristi sarebbero orgogliosi di una botte di sangue. E molti altri sanno tutto. Narratore onnisciente, signori. Voglio dimostrare, per dimostrare le mie convinzioni, voglio combattere contro di te dal negozio online. Io mi immagino quelli di Amazon con il braccialetto che arriva lì e parte la sfida di dipendente Amazon. Dipendente Amazon manda in campo pacco di Hawk. Ok, ok, va bene. Voglio dimostrare, per dimostrare le mie convinzioni, voglio combattere contro di te dal negozio online. Ma questo processo non può essere annullato. So che nella mia vita bevo solo la verità, non solo il pacchetto. È neubriacone! Attenzione! Rivelato il motivo del fallimento del piano del team. N era ubriaco fradicio, signori. Si è dato all'alcol e purtroppo non è riuscito a portare a termine il suo piano. E purtroppo mi spiace. N è devoto all'alcol. Mi ama ed è devoto all'alcol. N, ascolta me, devi scegliere o me o l'alcol. La nostra relazione non può andare avanti così, N. So che mi stai ascoltando da una caverna lontana nella regione di Pacos. Perché sono finito a fare ste cose? So che nella mia vita bevo solo la verità, non solo il pancake. Non combatterò con te. Che vai con... vai su Pokemonima e molti seti e amici. Pokemonima e molti seti e amici. È un endecasillabo. Pokemonima e molti seti e amici. Che poeta. Che poeta. Che poeta. Che poeta. Ma che poeta è? Ma che poeta è? Ma io bevo, bevo come, guarda come bevo. Pokemonima e molti seti e amici. Signori, comprate il libro di N, trovate in descrizione, a 12,90€. Io, l'alcol e creepy. Pam, perfetto. Che cazzo vuol dire? Non combatterò con te. Vai su Pokemonima e molti seti e amici. Il manager mi perdonerà. Vuole pagare quello che voglio. E qua abbiamo un patriarcale manager che vizia N comprandogli quello che vuole, che, come per l'appunto possiamo dimostrare dall'analisi accurata del testo, pare essere l'alcol. Quindi a quanto pare sembra esserci che questo manager paghi quello che vuole, cioè l'alcol. Quindi c'è qualcuno che gli paga l'alcol, e probabilmente questo qualcuno è Gekis. Incredibile. Abbiamo scoperto la vera trama di Pokémon Nero e Bianco. Che inizia a 4:30. Va bene così. Allora, visto che abbiamo ancora un pochino di tempo, direi di andare a fare una cosa molto particolare, ossia tradurre il dialogo iniziale del professor Oak in Pokémon Rosso, Blu e Verde. Secondo le informazioni preliminari puoi nascere in breve tempo, spesso insieme al coniuge. Play. Gioca il giocatore. 8 o 9 compagni. Prima di acquistare ricorda il nome. Perché se non acquisti l'oggetto che vuoi acquistare, cioè se acquisti l'oggetto che vuoi acquistare, devi sapere il nome. Perché se io vado all'Unieuro e chiedo mi dia quello, lui non capisce. Quindi bisogna, prima di acquistare, ricorda il nome. Direi che possiamo concludere qui il video.
Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così vi invito a lasciare qui sotto un bel like, un commento, un'iscrizione al canale. Scrivete hashtag malattia se volete che io vi ripaghi delle vostre malattie uditive ricevute dopo aver ascoltato questo video. Mi raccomando, passate dai social, in particolare da Instagram, per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori e inside del canale. E premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed, che in realtà non arrivano mai, però voi fatelo, perché altrimenti poi il divino si arrabbia. Eh sì. Detta quest'ultima stronzata, che è la ciliegina sulla torta di un video di merda, noi ci becchiamo ragazzi in un prossimo video.